Per non averla chiusa prima non sono arrabbiato perché ha fatto qualche parata importante Mengoni, siamo stati sfortunati, abbiamo preso una traversa, non è che abbiamo sbagliato situazioni davanti al portiere, quindi non, per questo non sono arrabbiato, non abbiamo commesso errori, a parte che sbagliare i gol ci può anche stare, ma io non... La mia lettura è, rispetto alla sua domanda, io ho visto un buon Catanzaro sempre, che poi le partite rimangono in bilico e che chiaramente ci sono anche gli avversari e che l'avversario ci crede e magari noi, ecco per questo magari mi arrabbio, magari noi in quel frangente commettiamo qualche errore gratuito che dipende da uno spessore, da un equilibrio mentale, da un'esperienza che collettivamente come squadra e individualmente dobbiamo migliorare, che commettiamo qualche errore gratuito e quindi alimentiamo questo coraggio degli altri, però poi siamo sempre organizzati, siamo sempre tosti, se poi all'avversario non si può concedere neanche qualche traversone lateralmente quando poi mettono in campo anche Ciani, ma è normale, le partite sono così, non è che, ma è una vittoria meritata, io sono contento di quello che la squadra ha fatto, ma so che abbiamo margini di miglioramento enormi, ma vedete, questo è anche un gruppo che non si è formato dall'inizio tutto insieme. Qui ci sono dei giocatori, fra cui oggi ne hanno giocato quattro per la prima volta, Favalli, Canutè, Derisio, quattro dall'inizio, e Signorini, la cui condizione non può essere come quella di Statella, ad esempio, che lavora con noi dall'inizio. Quindi la squadra sta facendo bene sul piano del gioco, sul piano della proposizione, sul piano della costruzione, sul piano dell'intensità, sul piano del mantenersi corti, sul piano dell'avere voglia di vincere le partite e imporre il gioco. Poi molte volte, come stasera, non chiudiamo le partite, ma non perché abbiamo commesso errori, l'avversario c'è in campo, perché non è che giochiamo da soli, va, qualcuno ogni tanto se lo dimentica, e Catanzaro gioca da solo, e Catanzaro non gioca da solo, non giocherà mai da solo, ma ve lo dovete togliere dalla testa, trasferite questo messaggio a tutti quelli all'esterno, noi non siamo la nazionale del resto del mondo, noi siamo una buona squadra che abbiamo cominciato un progetto, vogliamo lavorare, lo facciamo quotidianamente, vogliamo crescere, vogliamo raggiungere obiettivi, non li so quali obiettivi, se dipendesse da me è il massimo, però ci sono anche gli avversari di cui bisogna, ma anche oggi abbiamo vinto meritatamente, così come a Rende non abbiamo perso meritatamente, lo ribadisco, ma cresceremo ancora, da che punto di vista cresceremo? Cresceremo individualmente come tenuta fisica, saremo tutti allo stesso livello fra un po', tra l'altro queste partite non ci hanno fatto bene, perché invece di lavorare con quelli che sono arrivati dopo, li abbiamo dovuti tenere quasi a riposo perché c'erano gli impegni, ma cresceremo sicuramente, però avremo sempre gli avversari di fronte, una volta di un tipo, una volta di un altro tipo, ma il nostro atteggiamento sarà sempre quello, abbiamo giocato con grande intensità, anche con buona qualità. Credo che abbiamo fatto bene, abbiamo costruito tanto, abbiamo tirato in porta tanto, abbiamo rischiato su un paio di traversoni, ma ci sta, perché vedo che ci sta anche l'avversario. Sicuramente in questo momento davanti, diciamo, non riusciamo a concretizzare quello che si costruisce e quindi c'è difficoltà appunto per andare alla segnatura. È anche vero che, diciamo, c'è qualche calciatore che ancora non è nella condizione appropriata per cercare di rendere al meglio quella fase offensiva che cerchiamo di sviluppare. Diciamo che mi è piaciuto meno il primo tempo perché lo stesso atteggiamento e lo stesso spirito che abbiamo messo nella seconda parte l'avrei voluto anche nel primo. E quindi, diciamo, sotto questo aspetto l'unica cosa che non mi è piaciuto. Poi la squadra si è espressa, ha cercato di sviluppare soprattutto sulle fasce dove riteniamo di avere dei punti importanti per poter far male alla squadra avversaria e quindi ha cercato di sviluppare sugli esterni questa manovra, fermo restando che poi negli ultimi 16 metri, come ho detto prima, magari pecchiamo di precisione e di concretezza e quindi questo va sicuramente migliorato. E diciamo che in questo momento chiaramente contro difese anche così organizzate non è facile per nessuno e a maggior ragione non è facile per noi col reparto offensivo che in questo momento abbiamo, che chiaramente abbiamo un Ciani che lo sapevamo che cerchiamo di portarlo in condizione
Speriamo di portarlo in condizioni sicuramente migliori tra una quindicina di giorni, perché il ragazzo veniva da un periodo di stop con degli allenamenti, e abbiamo parlato con lui con degli allenamenti non mirati allo sviluppo anche della forza, e quindi ecco, questa è una cosa che gli manca, che sicuramente migliorerà. Bene invece, come appunto ha detto lei, Taurino, che l'abbiamo riproposto stasera, il ragazzo ha delle giocate importanti, soprattutto come seconda punta dal mio punto di vista, ed è molto efficace appunto nella tre quarti, però poi creare anche in quella zona di campo determinate azioni e non essere poi concreti negli ultimi 16 metri, alla fine resta una penalità. Però insomma, siccome dobbiamo rimboccarci le maniche, continuare a lavorare, ora che si dica, la Vibonese la vuole giocare con tutti, è vero che Catanzaro è una piazza importante, quindi forse non è qui che dobbiamo fare i punti, però noi abbiamo necessità di fare i punti da tutte le parti, e quindi sicuramente cerchiamo sin dalla prossima, visto che riteniamo sia una diretta concorrente per una posizione in classifica media, diciamo così, quindi cercare di sfruttare al meglio questa occasione per appunto prendere i primi tre punti in classifica.